Studio 1 di Italia Mia, la FM Production presenta la nona edizione di Miss e Dintorni, un programma di Franco Monna con la collaborazione di Marianna Pompa, regia di Gaetano De Chiara. Sono un istrione, ma la genialità è nata insieme a me. Nel teatro che vuoi, dove un altro cadrà, io mi surclasserò. Io sono un istrione, ma la teatralità scorre dentro di me. Quattro tavole in croce e qualche spettatore, chi sono lo vedrai, in una stanza di tre muri, tengo il pubblico con me, sull'orlo di un abisso scuro, con i miei track e con i miei tic, e la commedia brillerà del fuoco sacro acceso in me, e parlo e piango e riderò del personaggio che vivrò. Perdonatemi se con nessuno di voi non ho niente in comune. Io sono un istrione a cui la scena dà la giusta dimensione. La vita torna in me ad ogni eco di scena che io sentirò. Ora morirò di gioia e di paura quando il sipario sale, paura che potrò non ricordare più la parte che so già. Poi quando tocca a me, puntuale sono là, nel ruolo sempre uguale, uguale. Io sono un istrione ed ho scelto oramai la vita che farò. Procuratemi voi, sei repliche in città e un successo farò. Io sono un istrione e l'arte sola è la vita per me. E mi date un teatro, è un ruolo adatto a me, il genio si vedrà, con il mio viso ben truccato, con la maschera che ho, in tono enfatico e discreto, versi in prosa vi dirò, con tenerezza, con furore, e mentre agli altri mentirò, fino a che sembri verità, fino a che io ci crederò. Vanità, quel che valgo lo so, e ad essere sincero, solo un vero istrione è grande come me, ed io ne sono fiero. La 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 la. Buonasera, buonasera amici di Italia Mia, ma soprattutto amici di Miss e Dintorni, benvenuti alla quinta puntata, ormai un appuntamento immancabile, la domenica sera dalle 20:05 alle 21:25, un appuntamento ormai, dicevo, immancabile che vi terrà compagnia fino a metà maggio. Io vorrei ancora un applauso per queste meravigliose
ragazze, il corpo di ballo di Miss e dintorni, le misteriose. Bene ragazze, accomodiamoci come di solito, prendiamo la scena, facciamo qualche passo avanti e quindi come consuetudine a questo punto io do il microfono a Fabiana. Buonasera Fabiana, e vogliamo ancora mandare tanti 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 saluti a Marianna Pompa, che ormai chissà se questa edizione la vedremo qui su questo palco, perché tra l'incidente che insomma le ha causato 60 giorni di inattività proprio a livello di poter camminare, adesso sta facendo le terapie per la riabilitazione. Lei, ovviamente, però Marianna è forte e noi sappiamo che si riprenderà presto, speriamo di averla insomma nelle ultime puntate, speriamo bene, facciamo un applauso, un augurio di pronta guarigione a Marianna. Questo piccolo incidente non ci voleva. Fabiana, allora, come nostra consuetudine, noi entriamo nelle case delle tantissime persone, anzi, un ringraziamento a voi che decretate il successo di Miss e dintorni. Coloro grazie, che ci seguono da casa, poi grazie, tra l'altro abbiamo un bellissimo pubblico anche qui presente. Sì, sempre in studio, sì. E sì, coloro sì, che sì, ci seguono anche sulla nostra pagina di Facebook di Miss e dintorni. Benissimo, benissimo, benissimo. A questo punto che entri la cartellina, ma soprattutto che entri la nostra valletta, eccola qua, un applauso. Buonasera, Fabiana, aspetta, ripeti? Buonasera a tutti. Buonasera, Sabrina Garofalo, un vestito rosso acceso, bellissima, Grazie. Chi è la scelta di questa Miss? Lasciamo la cartellina a Fabiana. Guarda verso la te, fatti vedere insomma tutto il tuo massimo splendore, no? Scusami, guarda il pubblico. Allora, Sabrina, vuoi far salutare il pubblico da casa? Sì, un saluto a tutti. Signor Monna, vi volevo chiedere una cosa, ma io quando ecco potrei diventare una misteriosa? Ok, un passo alla volta, sicuramente Miss e dintorni darà anche a te magari la prossima edizione di poter essere una misteriosa. Intanto, insomma, sei la valletta ufficiale di Miss e dintorni, complimenti appunto a te che hai, stai facendo molto bene questo ruolo, e quindi insomma sicuramente ti aspetteremo e ti abbracceremo forte, no? O poi ti accoglieremo a braccia aperte, no? Che bello. Ok, grazie Sabrina, a dopo. E il microfono lo cedo adesso a Fabiana, perché... Sì, allora Franco, vediamo se sei preparato. Sì. Allora, noi ritorniamo qui con questa... Cos'è, un'interrogazione questa? Sì, ti interrogo, perché questa sera ti voglio mettere un po' in difficoltà, ho deciso. Sì, se non lo fa Marianna lo faccio io. Allora, oggi che giorno è? Oggi è domenica... 7 aprile. 7 aprile. Allora, vediamo cosa è successo gli anni scorsi il giorno 7 aprile. Sì. Allora, nel 1300 Dante Alighieri si perde nella selva oscura ed inizia così il suo viaggio nell'aldilà di cui parlerà nella Divina Commedia. E dove si trovava questa selva oscura? Nel mezzo del cammin della... Sì, ma la selva oscura dove si trovava? No, nell'inferno, prima dell'inferno. Quindi... Ah, già stava lì, insomma. Sì. Tu lo sai, sì. No, è studiato la Divina Commedia. La selva oscura era un luogo dove insomma si la poteva andare un po'. È il tutti luogo proprio che andare, precede, no? Poi l'entrata all'inferno di Dante con Virgilio. Ma chi gliel'ha fatto fare? Ma come? Infatti, ce lo chiediamo anche noi studenti. Nel 1348 viene fondata l'Università di Praga, nel 1795 la Francia adotta il metro come unità di misura, nel 1805 Beethoven dirige per la prima volta la sua terza sinfonia, che è nota come eroica. La conosci? No, io conosco la nona sinfonia di Beethoven. La nona sinfonia, no, famosissima. Poi anche non sono un appassionato di musica classica, anche se la musica classica è una cosa molto importante proprio per quello, per le emozioni che dà, no? Sì, ma penso che tutte le note, qualsiasi tipo di musica dia certo. Un'emozione. Nel 1906 poi abbiamo l'eruzione del Vesuvio. Mamma mia. Un evento... importante. Certo. Nel 1927 abbiamo la prima trasmissione televisiva a lunga distanza fra Washington e New York. E oggi, Franco, ci avviciniamo ai 100 perché oggi festeggiamo l'82esima puntata di Miss e dintorni. Sì! Benissimo, 82 puntate e quindi il traguardo delle 100 puntate siamo si avvicina sempre di più. Mancano 18. Sì. Bene, facciamo un po' i conti, sì, termineremo quest'anno appunto con la puntata... Ce la facciamo. La puntata numero 100, insomma, di Miss e dintorni. Ok, ragazzi, allora, avete qualcosa da dire? Io, Franco. Ah, tu? Ah, eccola. Cedo il microfono. Hai visto? La nostra
Martina Riverso, un applauso anche alla nostra Martina. Buonasera a tutti. Allora, io vorrei fare un ringraziamento speciale a Gaetano De Chiara e allo studio fotografico Riflessi, perché appunto mi hanno permesso di fare il mio primo book fotografico e sono stati veramente molto professionali e molto bravi, veramente. Mi sono divertita anche tantissimo. Spieghiamo anche il perché, no? Sì, spieghiamo allora, anche perché questo noi ci teniamo a fotografico a questo punto qua, noi appunto sottolineiamo il fatto che quello che diciamo, quello poi insomma manteniamo. E quindi sì. Perché tu hai avuto questo book fotografico? Perché l'ho vinto alla finale di Miss Sud Bella d'Italia con la fascia di Miss Spettacolo. Ecco qua, ovviamente a titolo gratuito, no? Sì, esatto. Ok, grazie ragazze e a dopo, mi raccomando. Franco, io voglio restare con te. Ah sì? Sì. E perché vuoi restare con me? Perché ti voglio fare compagnia, poi ti vedo che senza Marianna, insomma, non è che sei molto felice, no Franco? Guarda, io ti devo dire la verità.